Puntata speciale di Faccia d'Artista con un pezzo della storia della televisione italiana. Ettore Andenna, anche se tutti lo sanno, posso chiedere l'età? Fra un mese 73. Sposato? Da quasi 40 anni, sempre con la stessa donna, che nel magico mondo dello spettacolo è quasi un record, ma che donna. E poi... salutiamola, la moglie Miss Italia, che anno? 1973, Miss Europa 1973, sesta Miss Universo 1974. E poi mamma di tanti figli che ha generato con me, e soprattutto la quanti? Sua, 4, e la sua bravura aver sopportato me. A febbraio sono 40 anni. 40 anni di matrimonio. Ed è criticissima, sta guardando me, sta guardando te, e quando andrò a casa mi dirà: ma chi era quello lì con quella giacca? E con quella pancia soprattutto. Però anni di carriera? 52. Ecco, figlio d'arte? Nipote d'arte. Chi era il nonno? No, mio zio, aveva sposato la sorella di mio papà, era Felice Chiusano, quello pelato del Quartetto Cetti. Età? La mia o la sua? No, la tua, voglio sapere se c'eri già quando c'era la bustarella. No, forse qualche anno, 33 anni, sono dell'85, quindi Gesù. Magari, esatto. Quindi... Era finita da un anno. Ma l'inizio, dottore, dove è stato? In televisione fu la TV dei ragazzi. Le due squadre che oggi... Le due squadre che oggi si contenderanno il titolo in diretta su Rai 1 dagli studi della Fiera di Milano. Ecco, che Rai era in quegli anni? La chiamavamo la mamma, che la dice lunga. C'erano già i tre canali o sono due? No, ce n'erano due. Poi sono diventati tre nel 78, ma all'epoca era primo e secondo, e io facevo quella che veniva intesa come la vera televisione dei ragazzi, che dopo di loro non c'è mai più stata. Il sabato pomeriggio, avendo pochi canali, c'era una trasmissione che non era Scacco Resco, quella che fece immediatamente dopo, che era il Diro d'Orlando, che faceva 10 milioni di spettatori, di cui 7 milioni di ragazzi e 3 milioni di adulti, perché aveva un linguaggio molto strano, che faceva Barabite Barabiti, Strangugliotti Mantezuppi, Valdomiri Ponterbi e voi Prodi Baldostenghi, benvenuti alla Lovertanga Carnascialesca. Allora c'erano 3 milioni di adulti che cercavano di capire che cosa mi dicevo con i loro... La censura era forte, era presente? Caspita, su tutto, hanno fatto fuori Dario Fo, hanno fatto fuori all'epoca, guai uscire dai canoni. E mandiamo qualche immagine della Rai di quegli anni. Oggi cosa faremo? Faremo un Carolinzio Lattonzolo. Cos'è il Carolinzio Lattonzolo? Si domanderà qualcuno di voi. È semplicissimo, è un Carolinzio dedicato a Barabitti con un'età massima di 8 anni. Ecco che bella la Rai di quegli anni, ma lei è stato uno dei primi a passare alle TV commerciali, a Tele Monte Carlo. Com'era la Tele Monte Carlo di quegli anni? Dunque, Tele Monte Carlo era una serie commerciale, ma esisteva già prima delle televisioni commerciali, perché le prime televisioni commerciali, Telealto Milanese, Telebiella, Telealto Milanese, Antenna 3, Tele Monte Carlo era già una televisione francese, che poi ebbe l'idea di aprire un canale per l'Italia e diventò Tele Monte Carlo. Perché quella Tele Monte Carlo non è riuscita a sfondare totalmente? Aveva sfondato, però siccome aveva sfondato molto bene, nel 1982 la comperarono la Rai e Rede Globo, brasiliana, e io ho incontrato nel 2002, quindi 20 anni dopo, quando la comprarono la Rai e Rede Globo, dissero: Andenna non ci serve più, abbiamo i nostri da mettere dentro. Nel 2002 ho incontrato il proprietario di Rede Globo a Cannes durante il festival, invitato sul suo yacht. Ci siamo conosciuti e mi fa: Andenna, quanto mai l'abbiamo mandata via? Da quando è andato via lei non c'è mai più stato un bilancio attivo di Tele Monte Carlo. Lei che ha fatto anche la radio, com'era la radio di quegli anni e la radio di questi giorni? Ma la radio è sempre bella. Diciamo che noi abbiamo cambiato il modo di fare la radio a Radio Monte Carlo, perché all'epoca la radio era impostata in modo assolutamente istituzionale. Buongiorno, benvenuti a Rai 1. Il telegiornale. Invece noi facevamo, su imitazione di quelli che erano i disc jockey americani, cercavamo di dare un altro tipo di ritmo. La fregatura era l'italiano, perché mentre in inglese o in altre lingue ci sono le cesure,
Stand by me. Ok, stai qui con me, non è la stessa roba. Sarebbe stato fantastico fare la trasmissione in dialetto, perché nei dialetti italiani ci sono le cesure. E quindi facendo la radio cercavamo di dare un altro ritmo. Difatti i primi tempi venivamo un po' criticati perché avevamo queste vocine, come dicono i francesi, per sé acute, che andavano su, e soprattutto davamo i ritmi, parlavamo sui dischi, parlare sui dischi all'epoca, scandalo. E invece poi è stata un po' la storia della radio, perché Radio Monte Carlo nel 1972, quindi 5 anni e mezzo dopo che era stata inventata, non esistevano le radio private in Italia, ma in Italia da Ventimiglia giù fino in Calabria, a luglio sulle spiagge faceva 12 milioni di ascoltatori. È una grandissima radio. Mandiamo però dei contributi video di una storica trasmissione che poi ne parleremo col signor Andenna. Sì, giocate con noi al gran gioco dell'estate di Radio Monte Carlo 1975, la canzone Rompicapo. La canzone, lo sai com'è? È Rompicapo fatto qui per me. Ciao a tutte e tutti, Ettore Andenna, scusate se non sono entrato subito col trum, stavo accendendomi la rituale sigaretta. Ti dico, per me proprio sta diventando come alla mattina quando si sveglia il caffè, quando inizia la canzone Rompicapo, la sigaretta rituale, perché dura giusto il tempo della trasmissione, quindi ho quantomeno una mano occupata, vizi. Dunque, parliamo un po' di questa canzone Rompicapo. È sempre lei, vale 3.190.000 lire, quando dico è sempre lei intendo che è sempre questo pezzettino. Da questo pezzettino dovete risalire fino a trovare titolo e nome degli interpreti. Scrivere tutto in bella calligrafia su una cartolina postale e spedire il gran gioco dell'estate a Radio Monte Carlo, Monte Carlo, Principato di Monaco. La bustarella, com'è nato quel programma? È nato in autostrada il 29 luglio del 1977. Tortorella e io stavamo andando a fare uno spettacolo a Lignano Sabbiadoro. Data molto particolare quel 29 luglio, perché fu anche il giorno che conobbi mia moglie, perché la trovai là a Lignano Sabbiadoro, che stava facendo la valletta in uno spettacolo di Pippo Baudo, tale e quale, e ci fu un incidente sull'autostrada verso Brescia, tra Brescia e Somma Campagna, e dopo mezz'ora che eravamo lì ad aspettare in coda, annoiati, Tortorella dice: senti, ma perché al posto di perdere tempo non ci inventiamo una trasmissione? E nacque la bustarella. Dobbiamo fare, facciamo una trasmissione di giochi fatti così, però facciamo partecipare la gente del pubblico divisa in squadre. Quando tornammo a Legnano trovammo quel genio di Renzo Villa che stava con Tortora creando Antenna 3, ci assunse perché ci venne a cercare lui. E la prima proposta che facemmo, oltre ad una trasmissione che facevamo già altrove, che si chiamava Settimo Round, fu la bustarella. Questa sera avremo un giudice eccezionale. Non abbiamo fatto in tempo a metterci d'accordo prima della trasmissione. Per cui volevo chiedere alla regia se roviniamo la sorpresa ora o se... perché è un giudice, una delle più grosse cuoche teatrali che io abbia conosciuto. Quella buona cucina di casa, paesana, diciamolo pure, quella cucina paesana, quella cucina di famiglia, di campagna, quella come veniva fatta una volta, vecchio stile, vecchia maniera, la cuoca che aspira anche lei in parte al titolo di regina è la Teresa! Questo veramente era il programma per me più bello che ha fatto, Giochi senza frontiere. E cosa è rimasto di quel programma che tra l'altro lo vogliono rifare? No, ho dei seri dubbi che riescano a rifarlo. È rimasto quello che... il ricordo di quelli che l'hanno visto. È stata la trasmissione internazionale più longeva della televisione, cominciata nel 1964. In Germania, Francia, nel 65 entrò l'Italia, nasce da una trasmissione italiana, questo la gente non lo sa, che era Campanile Sera, del grande Popi Perani, venne Gilux, che era amico di De Gaulle
ed era il Mike Bongiorno, il Pippo Baudo francese. Venne a Milano, prese 112 copioni di Campanile Sera, li portò da De Gaulle e disse: voici mon général, l'émission européenne, ecco mio generale, la trasmissione europea. E De Gaulle gli disse: vas-y mon pozza me plaît, vai amico mio, mi piace. E lui la fece primo anno Germania-Francia con un grande successo. L'Italia entrò nel 65. Dopodiché la trasmissione è andata avanti fino al 1999, sì, quando, diciamo, per motivi non inerenti la trasmissione stessa è stata bandita, è finita. Lei il suo rapporto con la pubblicità l'ha fatta, la farà, come la vede, come non la vede? Gira canale quando vede la pubblicità? No, io sono stato il primo a fare una trasmissione pubblicitaria in Italia quando facemmo Settimo Round con Tortorella su Telealto Milanese. Era impensabile che ci fossero delle pubblicità che entravano e che diventavano le protagoniste di una trasmissione, invece noi lo facemmo. E dopodiché mi sono divertito ad essere uno dei primissimi a fare le televendite, sì, quando i gioielli erano veri. Io quando vendevo i gioielli li vendevo sabato pomeriggio e la domenica mattina in diretta, rigorosamente in diretta, dalle 16 alle 19 e la mattina dalle 9 a mezzogiorno. Però vendevamo miliardi di gioielli veri. Gioielli. A Valenza ancora si ricordano, anzi io non potevo mettere piede a Valenza perché ero odiato da quelli che facevano i gioielli, perché ero un concorrente per la prima volta dal vivo. Mai pensato di presentare Colpo Grosso? No, perché facevo già la bustarella. Ah già, è vero! Ma cosa diceva la gente dei seni che uscivano? Beh, siccome erano goliardici, siccome non erano provocati, ma facevano parte del gioco, alla gente piaceva perché c'era naturalezza. Mentre a Colpo Grosso erano più provocati. A Colpo Grosso si cercavano di più le modelle che andavano in giro seminude. Da me c'erano le ragazzine che si mettevano col seno nudo in spiaggia, che venivano lì, giocavano, e tutto nacque da una ragazzina di 16 anni con i genitori seduti in prima fila che stava facendo un gioco, doveva andare in piscina, aveva sul bikini, mentre faceva questo gioco si rompe il reggiseno e lei resta a seno nudo, per cui si copre, si mette così, i genitori della ragazzina in prima fila: La conosco, vai, paesana mia, che tanto in spiaggia, che tanto in spiaggia sei sempre lì così. Lì ho capito che se non la facevi con pruderie, quindi in modo svaccato, passami il termine, poteva diventare divertente, e fu uno dei successi. Prospettive per il futuro? Le mie prospettive per, sì, il futuro? Beh, sicuramente continuare con questo lavoro, fare la giornalista e prendere quello che viene, insomma. Quello che viene a livello professionale, assolutamente. Allora, dato che ho capito che è poliglotta, io di solito chiedo sempre quante lingue sa il mio ospite, perché ho visto la bandiera della Comunità Europea. Vuole dare la chiusura nella lingua che sua preferita, francese, inglese, da come ho capito lei sa benissimo, ecco, tenga questo. Eh bien, maintenant qu'on a terminé cet express de interview qu'on a fait avec monsieur Massimo Moletti, on va se retrouver sur la prochaine chaîne sur laquelle je vous parlerai surtout du bonjour, le bonjour de Milano Pavia TV avec Chiara Antico. Et avec Moletti, je vous laisse passer votre jour, votre nuit, tout le temps que vous voulez passer avec cette expression d'élégance absolue et de portement vraiment international. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine. Au revoir.